Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo di satanismo alla corte di Re Sole con l'esperta Antonia De Palma. Prima vi invito a registrarvi al canale e a selezionare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Salve a tutti, sono Antonia De Palma, esperta in criminologia clinica, con particolare riferimento alle realtà settarie di matrice satanista ed esoterica, delle quali sono studiosa e ricercatrice. Oggi vi parlerò della prima setta della storia e del satanismo alla corte di Re Sole. Nella lussuosa capitale d'Europa, durante lo splendore seicentesco dominato dai nuovi canoni di bellezza, vi fu un evento di grande portata che sconvolse il regno di Luigi XIV. La questione venne sottoposta all'attenzione a seguito della morte del capitano di cavalleria Jean-Baptiste Gaudin de Saint-Croix, avvenuta proprio nel 1672. Alla sua morte, tra i suoi averi, si rinvenne una scrittura olografa che accusava la sua amante, Marie-Madeleine Dubré, di aver attentato alla vita di suo padre e dei suoi fratelli, avvelenandoli con arsenico. La donna, fuggita in Inghilterra, ancor prima che la polizia potesse prendere carico della vicenda, rimase al centro dell'attenzione degli inquirenti. Il primo ad essere interrogato e poi sottoposto alla pena detentiva fu il domestico della casata, il quale durante un interrogatorio, estorto mediante tortura, confessò agli inquirenti i crimini che vedevano coinvolta la sua padrona. Questa successivamente fu catturata e condannata a morte per contumacia, proprio a seguito dei vari tentativi di fuga dall'Inghilterra al Belgio. In data antecedente la sua esecuzione, il 17 luglio 1676, durante un'udienza parlamentare, ella confermò i suoi crimini e collaborò così a smascherare la fitta rete di illeciti che coinvolgeva direttamente la corte di Versailles. Questo fu l'incipit di un grande processo che fu definito dalla cronaca Affaire de Poison, Affare dei Veleni. L'inchiesta durò circa dal 1679 al 1682 e durante questo periodo furono imprigionate e condannate 442 persone. Tra queste vi erano personalità molto note presso la corte, che furono proprio sottoposte a processo, e non furono neanche risparmiati i volti illustri della Francia di Luigi XIV. L'affare dei veleni, tuttavia, con il suo grande processo che connotò il XVII secolo, concentrò la sua attenzione su una merciaia, conosciuta come Levoisin. La donna, coniugata con il gioielliere Anton Monvoisin, svolgeva la professione di commerciante ed aveva uno spiccato interesse per la magia. A seguito di problemi economici e del fallimento di suo marito, che fu costretto a dichiarare bancarotta e a chiudere la sua gioielleria situata a Parigi, la donna si vide costretta a risollevare le sorti della sua famiglia. Inizialmente si dedicò alla professione di chiromante, fisionomica, ostetrica, dando addirittura assistenza alle donne nella pratica illegale dell'interruzione volontaria della gravidanza indesiderata. Moltissime erano le persone provenienti anche dai ranghi sociali più elevati della società che si rivolgevano a questa donna. Ella, al fine di giustificare il suo comportamento illecito, iniziò a dichiarare che lei compiva con queste pratiche la sua missione. Questa affermazione sconcertò la Chiesa e condusse poi la chiromante francese ad un processo accusatorio attuato proprio dagli ecclesiastici di Saint-Vincent de Paul. L'imprenditrice dei veleni, tuttavia, riuscì a difendersi con successo e credibilità. Il suo caso fu sottoposto anche all'attenzione dei docenti dell'Università La Sorbona e questo fu un contributo decisivo per la ripresa dell'economia familiare. La donna sfruttava le richieste di aiuto di coloro che versavano in uno stato di bisogno ed escogitò anche un ulteriore piano mirato alla fama e all'arricchimento personale.
Lavoisin praticò numerosi rituali e celebrazioni messali per l'adorazione delle divinità che nella demonologia moderna erano definite o sono definite braccio destro del diavolo. Numerose furono le vittime di questi macabri rituali praticati dalla velenatrice che non risparmiò, ahimè, neppure gli infanti. Secondo alcune testimonianze raccolte in fase processuale, per confezionare le sue pozioni, che solitamente consistevano per lo più in filtri d'amore o veleni letali, utilizzava ossa di rospi, denti di talpe, polveri di resti umani e altri scarti animali. L'arte dell'avvelenamento in quest'epoca era utilizzata, praticata con una certa frequenza. Ci sono tante altre testimonianze che riguardano la corte di Filippo IV di Spagna e la personalità di alcuni serial killer come Giulia Tofana, la quale fu proprio la creatrice della cosiddetta acqua tofana, venduta poi anche a Roma e a Napoli, con la quale furono avvelenate circa 600 persone proprio negli anni intercorrenti tra il 1633 e il 1615. Tofana poi fu giustiziata a Palermo nel 1663. Ma come fu coinvolta direttamente la corte di Luigi XIV? Beh, la donna, l'avvelenatrice, dopo lunghe esitazioni, accettò di compiere l'omicidio, di architettare un piano che avrebbe portato a compiere l'omicidio del sovrano, il sovrano detto voluto da Dio. Il piano tuttavia fallì il 5 marzo 1697. La maga, con la complicità dei suoi assistenti e su commissione di una ex amante del sovrano ripudiata, architettò la consegna di una petizione che sarebbe stata recapitata nelle mani del re, uccidendolo a causa del veleno di cui la carta era imbevuta. Tuttavia, a causa della molteplicità di petizioni presentate a corte, il sovrano non accolse mai la petizione nelle sue mani e quindi il piano sfumò. Madame de Montespan, la sua committente, non abbandonò mai l'ambizione di uccidere il suo ex amante. Infatti, nei pochi giorni che seguirono la vicenda, un altro lutto si abbatté sulla famiglia reale. Morì la duchessa d'Orléans, suocera del sovrano. Al momento dell'accertamento delle cause, il medico di corte non escluse la possibilità che questa fosse stata proprio vittima di un avvelenamento. Contemporaneamente al lutto che aveva colpito la corte di un re Soleil a Parigi, si stavano verificando numerosissime sparizioni bianche, attribuite proprio alla pratica nefanda delle messe nere che coinvolgevano direttamente i cultori di pratiche magiche, stregoneria e veneratori di Satana. La questione investigativa condusse gli inquirenti sulle tracce di Madeleine Lagrange, avvelenatrice ed imputata per aver commesso un omicidio. La sua testimonianza fu preziosa. Fu preziosa agli inquirenti per poter smascherare il ruolo di Madame Lavoisin. Infatti, la donna fu arrestata il 2 marzo 1679 proprio fuori la chiesa di Notre Dame e fu imprigionata e, dopo essere stata sottoposta a ripetuti interrogatori, mai rivelando l'identità dei suoi clienti, spiegò le dinamiche dell'attività commerciale e criminale che portarono alla sua condanna a morte con l'accusa di stregoneria ed adorazione del diavolo. La sua esecuzione pubblica avvenne il 22 febbraio dell'anno seguente, e a Parigi, e a seguito della questione dei veleni, Luigi XIV nel 1677 istituì il Tribunale Speciale della Camera Ardente contro i crimini di stregoneria. Esso fu presieduto dal magistrato e luogotenente generale della polizia Nicolas de la Reine,
ed i verdetti emessi da questo organo furono ritenuti inappellabili. Questo istituto di giustizia persecutorio vide la luce già secoli prima, quando, a seguito degli atti del Concilio di Tolosa del 1229 in Francia, al tavolo a cui sedevano gli ecumenici, si discusse proprio per cercare un modo di fermare l'emorragia dell'eresia. Spero che anche questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.